Nel cuore della piazza principale del paese sorge la chiesa parrocchiale di San Giorgio, protettore di Matino. In cima al portale si colloca la statua del santo titolare, mentre ai lati troneggiano due affreschi di devozione mariana, l'Immacolata e la Madonna del Carmine. L'interno si apre in una pianta a croce latina e per tutto il perimetro si stagliano le cappelle e gli altari laterali, decorati e arricchiti da preziosi stucchi e pigmenti. Le forme architettoniche vanno a richiamare il Settecento salentino, quando l'edificio venne ricostruito da Tommaso Pasquale Margoleo, originario di Martano. Nei pressi dell'Arco della Pietà sorge l'omonima chiesa confraternale, retta per oltre un secolo dal pio sodalizio della Beatissima Vergine del Suffragio. L'edificio, come recita il cartiglio spiegato sul portale, venne ricostruito nel 1716 e il suo interno conserva pregiati affreschi, realizzati nell'abside da Bernardino Greco. Matino ha ospitato un importante convento dei padri predicatori. Con la soppressione napoleonica e la dispersione della comunità dei frati, buona parte dell'edificio è stato adibito a casa comunale, lavori che hanno comportato significative modifiche strutturali. All'interno si individuano ancora le arcate dell'antico chiostro e di particolare bellezza sono gli affreschi d'inizio Settecento, realizzati dal celebre pittore Bernardino Greco da Copertino. Le scene richiamano i santi della devozione dei frati domenicani, che qui a Matino hanno animato la vita religiosa sino agli inizi dell'Ottocento. Annessa all'antico convento dei Domenicani è la Chiesa del Rosario, conosciuta anche come Chiesa della Madonna del Soccorso. Importante è la facciata settecentesca dell'edificio, recante le tipiche decorazioni rocaille. La Chiesa del Crocefisso è posizionata lungo la strada che conduce a Casarano. Alla fine del 600 dovrebbero risalire i lavori di completamento dell'edificio. La chiesa è stata riaperta al culto nel corso del Novecento ed è possibile ammirare al suo interno diverse tele appartenenti all'epoca del barocco. Il santuario dell'Addolorata fu completato nella metà del Settecento grazie all'interessamento di devoti matinesi e della confraternita dei Sette Dolori. La chiesa ha subito importanti modifiche strutturali, ma l'interno conserva ancora notevoli apparati decorativi ed un pregiato organo a canne. La chiesa del Carmine è situata in cima all'abitato. La parte più antica dell'edificio risale agli inizi del 600, sebbene la facciata sia stata realizzata in tempi recenti, secondo i canoni del revival medievale.